nostro ospite quest'oggi è Don Martino Signoretto, sacerdote diocesano di Verona, biblista e docente di Antico Testamento presso lo Studio Teologico San Zeno e l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Verona. Fra i suoi numerosi impegni c'è anche quello di guida di pellegrinaggi in Terra Santa. Ne sentiremo parlare proprio di questo anche all'interno di questo appuntamento. All'inizio di questa intervista andremo a parlare del nuovo libro uscito da pochissimo, scritto da lui, intitolato Tra Dio e l'umanità, sottotitolo Intercessione e missione nella Bibbia. Andiamo a chiedere direttamente a lui da dove nasce questo libro. Il libro nasce intanto alcuni anni fa da un'esperienza molto particolare, quando, frequentando il Biblico, cioè l'istituto dove vengono ospitati gli studenti biblisti giù a Gerusalemme, ho avuto l'occasione per giorni consecutivi di essere ospitato in questo luogo dove vivono i gesuiti, e a quell'epoca il Cardinal Martini, che era molto in salute, amava con molta familiarità stare con i propri studenti a tavola. E quindi si discuteva dell'intercessione, che era il tema forse più a lui caro, ed era anche il motivo per cui lui era a Gerusalemme. Lui diceva sia a Milano ma anche lì a Gerusalemme, addirittura in una prolusione che ha proferito presso il Hebrew University di Gerusalemme, il fatto di essere a Gerusalemme per intercedere, e cioè per pregare per le sorti della città, per il popolo ebraico in particolare, per i cristiani di Gerusalemme, per i palestinesi e per, soprattutto per la pace. Ho avuto l'occasione poi di leggere i suoi scritti che lui produceva da là, in particolare un discorso che lui ha fatto e ha inserito in un libro a partire da Gerusalemme e verso Gerusalemme, che insieme a questo libro cita anche questo l'altro libro di Francesco Rossi de Gasperis, che anche a quell'epoca abitava a Gerusalemme e sono grandi amici. E poi più volte lui ha ripreso questo tema in altri libri. Mi ha talmente colpito, visto che io in quel periodo ero particolarmente preso da questa storia della preghiera per gli altri, cosa vuol dire, perché un prete deve pregare per gli altri, ormai passati alcuni anni della mia ordinazione erano domande che mi assillavano, che ho deciso un po' di buttarmici dentro a livello di meditazione personale, ed è nata anche una voglia di scrivere qualcosa. Ci incuriosisce molto il sottotitolo proprio del libro, Intercessione e missione nella Bibbia. Ci puoi spiegare la differenza tra le due parole? Innanzitutto, se uno conosce queste due parole, le potrebbe sentire esattamente una opposta all'altra. L'intercessione, che vuol dire dal latino intercedo, cioè fare un passo in mezzo, addirittura potrebbe anche voler dire intromettersi, però nell'uso, diciamo, di chi è addetto ai lavori, l'intercessione è qualcosa che ha a che fare con la preghiera, quindi un rapporto verticale con il cielo. Anzi, in maniera ancora più popolare, uno intercede quando uno prega per gli altri, punto. Cos'è questo se non qualcosa di molto intimo, qualcosa di particolarmente legato al rapporto con Dio e basta? Ecco il titolo che invece è grande, no? Tra Dio e l'umanità. La missione invece ci ricorda chi parte, chi va in una terra straniera ad annunciare il Vangelo, qualcosa di forse più orizzontale. Addirittura qualcuno pensa alla missione come qualcosa di legato alla carità, al darsi da fare per gli altri, allo spendersi e sporcarsi le mani per gli altri. Quindi, volendo, se noi stressiamo queste parole nel loro estremo, potrebbero addirittura essere l'una il contrario dell'altra. In realtà, man mano che uno le esamina, le istruisce, come si dice, così come la Bibbia ce le restituisce nel loro significato esperienziale, e cioè come i personaggi biblici vivono queste due parole, sembrano che siano due parole che le persone vivono contemporaneamente, perché gli intercessori che ho incontrato nella Bibbia sono tutti abitati da una missione che Dio a loro affida, e viceversa i profeti intercessori, le figure che hanno una missione, sono persone che poi hanno anche un compito di intercessione. Hai appena citato dei personaggi biblici, il fatto che l'intercessione e la missione siano proprio vissuti e raccontati all'interno di questo testo, cose che ha inserito anche nel libro. Ci vuoi raccontare qualcuno di questi personaggi, di questi fatti? Sì, infatti la cosa importante, faccio una premessa, è che quando si intercede di solito noi siamo un po' portati a pensare a una cosa di questo tipo che è molto bella. Per esempio, per noi preti, quando ci sentiamo dire padre preghi per me, oppure per piacere quando uno sta male, oppure quando si va all'ospedale o in confessionale, sentiamo spesso questa frase. Adesso ce la sentiamo anche scritta negli SMS, no? Preghi per me perché c'è una situazione. Fatta questa premessa, proviamo a vedere questa cosa dentro una storia, a vedere questo preghi per me dentro un personaggio. Allora, il primo che esamino è la figura di Abele, che di per sé non è un intercessore vero e proprio, anche se è un orante, perché lui offre sacrifici accanto a Caino. Sono due tipi di offerte, sappiamo che nella Bibbia sono contrapposte, però Abele, il fratricidio, cioè il fatto che venga ucciso dal fratello, e poi il fatto che il sangue di Abele, che come dice il testo, il volto, la bocca della terra beve, diventi un grido che Dio accoglie,
apre il dossier di tutte le intercessioni della storia, perché l'intercessione è sempre legata ad episodi di ingiustizia e qualcuno, ecco l'intercessore che arriva, qualcuno deve prendersi a cuore questo grido dove l'ingiustizia è stata fatta, dove la giustizia è stata infranta, e la cosa incredibile è che l'intercessore si prende a cuore chi è colpevole, perché l'intercessore solitamente è innocente. Allora abbiamo la figura famosissima, per esempio, di Abramo. Abramo è uno degli, come Mosè, sono i grandi intercessori per eccellenza. Per esempio Abramo è il ricettacolo, cioè colui che prende una duplice promessa, diventare padre delle nazioni, dei popoli, ma anche la promessa di una terra. Per sé la sua è una lezione molto specifica, Israele, eppure lui intercede per una città che non appartiene alla sua promessa, Sodoma e Gomorra e le città della valle. Questo suo compito di pregare per queste città non appartengono al compito di Abramo, ma Dio, sentendolo un proprio amico, gli dice proprio così: come faccio io a nascondere ad Abramo ciò che sto per fare? E Abramo allora raccoglie l'intenzione di Dio, intercede per la città e dice a Dio: ma se ci fossero 45 giusti, 40 giusti, sembra quasi un dialogo tra quando noi andiamo a comprare da un marocchino qualcosa e vogliamo farci fare uno sconto. Abramo prende la parola in maniera molto ardita, è un testo incredibile quello lì, è un testo dove si potrebbe, c'è una letteratura simile quando si va al mercato dei souk arabi dove si cerca lo sconto. Abramo arriva fino a 10 giusti. Quello che però colpisce è che Dio, in quella proposta che Abramo fa a Dio, non dice così: ne bastano 10 per salvare a tutta la città, non ne bastano 10 per togliere i 10 e poi condannare la città. Vuol dire che i 10 giusti sono disposti in un modo incredibile a salvare anche gli altri peccatori. Quindi, anche se l'ingiustizia è stata fatta, Abramo riesce a salvare la città ingiusta. Poi Mosè salverà il popolo, Salomone pregherà davanti all'altare anche per coloro che invocheranno per i loro peccati. Nel Salmo 122 c'è un orante che prega per la pace, lo stesso Geremia poi è una figura un po' particolare perché gli viene chiesto di non intercedere e così via. Quindi ci sono tanti personaggi che vedono l'intercessione da vari punti di vista, quindi a un certo punto uno si accorge che l'intercessione è una cosa molto seria e tutti compiono una missione, salvare qualcuno. Molte volte però succede una cosa incresciosa, non riescono a salvare, per esempio Sodoma e Gomorra e le città della valle verranno distrutte. Dio addirittura dice a qualche profeta di non intercedere in alcun modo. In quali testi e perché questa richiesta? È proprio il caso di Geremia, quello che forse può colpire di più da questo punto di vista. Intanto il profeta ha proprio il compito di intercedere, più volte viene scritto questo, che i profeti hanno questo specifico carisma. Però quando a Geremia viene chiesto questo succede qualcosa di abbastanza paradossale, ma come? Proprio la cosa per cui sei chiamato non la devi fare. E Geremia non sa più come comportarsi, cioè Geremia va in crisi, ma è un po' una crisi anche divina, perché se Dio chiede questo è perché è in una situazione anche imbarazzante per lui, perché il popolo che lui ha scelto si trova ormai in una situazione, sembra, da cui non si può più tornare indietro. Dopo vari tentativi di salvezza il popolo ormai è in declino, e verrà, infatti poi ci sarà quella che viene chiamata la famosa deportazione in Babilonia, da cui il Nabucodonosor è quell'imperatore di Babilonia che deporterà il popolo. Allora cosa fa Geremia? Può fare solo una cosa, piangere. E questo pianto a un certo punto diventa per il profeta una specie di commozione che farà commuovere il Signore. Non sappiamo lì cosa veramente, se ci sarà una intercessione vera e propria o se il popolo si salverà, però una cosa è certa, Dio partecipa. Allora questo apre un'altra questione importantissima, che l'intercessione non deve per forza portare ad un esito positivo secondo le intenzioni di chi intercede. L'intercessione deve anche lasciare uno spazio di libertà a Dio. Si chiede a Dio qualcosa, ma poi Dio porterà avanti le sue promesse come crede. Eppure intercedere è necessario al di là di tutto, perché qualcosa comunque capiterà e l'intercessore si troverà coinvolto in qualcosa di insperabile, come è successo a Geremia. Allora, quale messaggio si può ricavare da questo libro per i lettori? Il fatto di recuperare una parola che non è così vecchia, e non è vero che l'uomo non può intervenire, e non è vero che l'uomo non deve chiedere nulla a Dio. Siccome Dio sa già tutto, Dio non ha bisogno di chiedergli nulla. No, noi abbiamo tutto il diritto come figli di chiedere e di manifestare le nostre richieste così come siamo, anche se alle volte lo facciamo in maniera selvaggia o in un modo che non è così consueto. Questo è un nostro diritto perché siamo figli prima di tutto, anche se un po' egoisti. E così rispettiamo il suo ruolo perché è padre. Però questo ci insegna a lasciare tutta la libertà
di Dio di rispondere esattamente come a lui conviene, come lui ritiene giusto, ma questo comporta che Dio prenderà sul serio le nostre emozioni, quello che noi proviamo. Forse il fatto di non esaudire quello che noi desideriamo comporta una pedagogia, ma ci farà dei veri intercessori, perché entriamo in una missione che è quella anche di vedere fino a che punto Dio è disposto a giocarsi con le nostre richieste. Infatti l'ultimo intercessore che tratto è Gesù, il quale di fronte alla città di Gerusalemme, un po' come Abramo di fronte alla città di Sodoma, piange in questo caso, però a differenza di Abramo Gesù entra in città. Mentre Abramo sta sul monte, Gesù entra in città dopo il pianto, no? Quel famoso entrata a Gerusalemme, e Gesù condivide la sorte della città. È un intercessore Gesù che condivide appieno le sorti della città. Come Gerusalemme, anche Gesù verrà in qualche modo distrutto. E come Gerusalemme, anche Gesù però diventa un luogo di pace, un luogo di speranza. Non solo, continuerà a intercedere, questo è il mistero più grande, anche quando Gesù, salito al cielo, ora in questo momento, in questo rapporto tra il Padre, il Figlio e lo Spirito, diventa luce per le nazioni. E in questo noi continuiamo ad essere intercessori come comunità cristiana per suo mandato. Quindi l'intercessione è esattamente la nostra missione.